una definizione che il filosofo Fichte fornisce della libertà dei liberali nel suo testo del 1800, Lo Stato commerciale chiuso. Fichte scrive che la libertà dei liberali, nella sua essenza, corrisponde alla libertà degli individui di mandarsi in rovina a vicenda. Libertà degli individui di mandarsi a rovina a vicenda. Una definizione molto efficace, credo, che rovescia la prospettiva dominante del mondo liberale rispetto al quale Fichte è in rivolta, e tutta la sua opera, Lo Stato commerciale chiuso, è una presa di posizione ferma e durissima contro la concezione liberale di libertà. Dal punto di vista dei liberali, la libertà corrisponde alla libertà del mercato, al libero circolo delle merci, alla libera contrattazione tra individui che si incontrano, si relazionano secondo la logica della ricerca individuale del profitto. Lo Stato stesso, nella dottrina liberale, e Fichte insiste molto su questo tema, corrisponde alla possibilità garantita a ogni individuo di operare transazioni senza il disturbo da parte di forze che limitino e vincolino il mercato stesso. È la concezione che verrà poi detta dello Stato poliziotto. Il compito unico dello Stato sarebbe quello di garantire la libera transazione economica fra le parti nel campo neutro, super partes del mercato. Ebbene, Fichte dice: una tale concezione della libertà corrisponde in verità alla volontà del singolo individuo di poter mandare in rovina gli altri individui per massimizzare unicamente il proprio tornaconto individuale. Il compito dello Stato, così come viene figurato dai liberali, è, dice Fichte, quello di garantire a ciascun individuo il mantenimento, la conservazione della propria proprietà e quindi la capacità di contrattare liberamente nel mondo dello scambio. Ebbene, dice Fichte, la nostra prospettiva sia quella opposta. Il compito dello Stato è anzitutto di mettere ogni individuo nella condizione di poter vivere dignitosamente, giacché, dice ancora Fichte, nello Stato commerciale chiuso, è inaccettabile, ripugna alla ragione che nello stesso Stato vi sia chi possa permettersi il superfluo e insieme vi sia chi manchi anche del necessario. Lo Stato dunque deve garantire la proprietà fondamentale dei beni vitali per ogni individuo e poi garantire che essi permangano nelle mani dell'individuo. Deve cioè garantire una libera comunità di individui portatori di diritti sociali fondamentali. Quindi lo Stato cessa di essere per Fichte semplicemente un poliziotto che garantisce le transazioni e quindi la possibilità di mandarsi in rovina a vicenda e diventa attore attivo che fa sì che ogni individuo, in quanto tale, in quanto membro della communitas, sia portatore di diritti sociali fondamentali che gli permettano di vivere dignitosamente. E qui, messo a tema da Fichte, un tema che troverà grande sviluppo anche in Hegel, nell'Hegel dei lineamenti di filosofia del diritto, in particolare il tema dei materielle rechte, i diritti materiali, ossia il fatto che lo Stato, garantendo un governo della economia da parte della politica, impedisca al dout des mercatistico, alla legge economica, di neutralizzare la comunità sotto le spinte centrifughe dell'individualismo acquisitivo ed egoistico. Lo Stato, dirà anche Hegel, memore sicuramente della lezione del pur criticato Fichte, ha un compito fondamentale: garantire la fruizione di diritti materiali, non soltanto formali, da parte degli individui, senza i quali l'individuo sparisce e viene annientato dalle logiche illogiche del mercato spoliticizzato. Per questo il momento più alto della eticità, dirà Hegel, è lo Stato etico, lo Stato che garantisce a ogni individuo, in quanto membro della famiglia universale, della società civile, di formarsi pienamente portatore di diritti che gli competono in quanto membro di quella comunità.